questo secondo filmato è un po' la prosecuzione del precedente. E nel precedente noi siamo partiti dalla selezione di un testo in PDF per poi andarci a lavorare direttamente con un copia e incolla sul Word, quindi una porzione del documento. Noi potevamo farlo stesso, magari con esiti forse anche maggiori, migliori, su tutto il documento, utilizzando invece che la selezione del PDF, la conversione online, utilizzando un ambiente predisposto a questo. Vediamo un po' come fare tutto ciò. Ecco, io qui l'avevo già pronto, lo facciamo da capo. Andiamo sul motore di ricerca, scriviamo da PDF a Word. Vedete che mi propone ilovepdf.com. Questo convertitore è ancora gratuito, chissà per quanto lo sarà. Seleziono il PDF e lo converto in Word. Caricamento completato, sta facendo la conversione, non guardiamo le pubblicità che non ci interessano, attendiamo che si completi. Il problema della lentezza è dovuto soltanto a una mia carenza attuale di rete internet. Eccolo, lo scarichiamo. Lo andiamo a prelevare, potevamo anche fare doppio clic da prima, l'ho fatto un po' di volte come vedete, lo apriamo con Word, abilitiamo la modifica e vedete che, salvo diciamo l'aggiunta di alcuni paragrafi vuoti che come sappiamo non andrebbero gestiti, non vogliamo vedere questi paragrafi vuoti perché vuol dire assenza di comunicazione, se vogliamo creare uno spazio sotto, cioè vogliamo farlo andare giù, noi dobbiamo andare su paragrafo e scegliere una spaziatura prima, no, molto superiore. Adesso io metto qua 175, giusto per farvi capire che scende, poi dopo uno guarda un po' come farlo scendere, ma non ci devono mai essere, anche in questo caso, paragrafi vuoti che anche se non si vedono col PDF, in realtà sono un errore formale, perché come dire, dimmi una cosa, cioè niente, no? Ma questo è un problema della conversione online, non del testo originario, come anche qua. Vedete che qui sono, però anche qui sono in assenza di link, me l'avevamo già visto precedentemente. Quindi ecco, invece che partire nell'altro modo, potete partire invece in quest'altro modo e poi fare le stesse cose che abbiamo visto precedentemente. Per fare questo, scendiamo fino a ritrovarci il capitolo 4, che è qua. Lo andiamo a prendere, poi uno può fare la porzione di testo che gli interessa e CTRL C, file nuovo, documento nuovo, CTRL V e in questo caso lavoriamo solo su quella porzione. Aggiungo solo una piccolissima cosa perché poi il procedimento è assolutamente analogo, ecco, ve l'ho fatto, ho preso anche sopra evidentemente, forse l'ho fatto due volte, ok, eccolo qui. Ho fatto due volte CTRL V senza accorgermene. Se vi ricordate, andiamo a vedere gli stili e in particolare clicchiamo sul quadratino con la freccia in basso per meglio seguire quello che capita. Guardate un po', già qui si sono stati marcati, cioè la conversione ha mantenuto la marcatura, se non in questo caso dove probabilmente è stato dimenticato di mettere il titolo 3 agli educatori. E dico questo perché vedete che è scritto in modo analogo rispetto a come è scritto poi. Osservo, beh, questo qui è in grassetto in realtà, ma mi sembrava che non lo fosse, comunque è molto simile. In ogni caso, noi avevamo anche creato quell'elemento aggiuntivo. Poi tutte le considerazioni dette prima valgono ancora.